Le malattie cardiovascolari sono tra le più diffuse nelle società industrializzate e da sole rappresentano il 50% delle cause di morte. Si possono definire anche silenti perché spesso non presentano sintomi se non ad uno stadio grave. Sono malattie con una componente ereditaria. Figli di genitori cardiopatici, infatti, hanno il 10% di possibilità in più di sviluppare la patologia e la percentuale sale al 20% se a soffrire di cuore è la madre. Il soffio cardiaco è uno dei difetti del cuore più diffusi. Grazie ai controlli preventivi, la sua scoperta è divenuta molto comune negli ultimi anni. Quasi un adulto su tre evidenzia un soffio cardiaco temporaneo o permanente nel corso della propria vita. Spesso si tratta di un soffio benigno, senza conseguenze per la salute. Altre volte invece è il campanello d'allarme di gravi difetti delle valvole cardiache. Allora, avete sentito, quindi il soffio cardiaco può essere benigno, questo accade prevalentemente nei bambini, mi spiegava il professore, è anche funzionale, a volte però non è così e c'è un difetto delle valvole cardiache. Vediamo insieme subito quali sono le cause che ci portano a poter soffrire di questo difetto. Malattie degenerative delle valvole, malattie infettive delle valvole, infarto, malformazioni congenite. Ospitiamo il professor Francesco Prati, direttore di struttura complessa di cardiologia interventistica presso l'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma. Buongiorno professore, benvenuto. Grazie. Allora, comunque sia, insomma, quel soffio cardiaco è insidioso, è fastidioso. Adesso io mando in onda una grafica e lei, per favore, ci racconta che cosa accade esattamente. Questo è un tipo di soffio cardiaco generato dall'infarto, si può vedere dalla grafica un cuore infartuato, in questo caso lo vedete all'interno di quel cerchietto, quella è la valvola mitralica, non chiude bene, il sangue torna indietro, va verso l'alto, verso l'altro, quindi verso i polmoni. E in questo caso l'insufficienza valvolare è causata dall'infarto, dalla sofferenza dei muscoli palpillari che dovrebbero tenere ben ferma la valvola mitralica ed impedire che il sangue torni indietro verso i polmoni. Certo. Abbiamo visto che tra le cause del soffio cardiaco c'è anche l'infarto. Chi riesce a sopravvivere a un attacco cardiaco non sempre può essere definito fuori pericolo. È il momento della prima domanda in pillole. Dai dati della Società Europea di Cardiologia è emerso che dopo un infarto miocardico almeno il 50% dei soggetti presenta l'insufficienza funzionale della valvola mitralica che non si risolve spontaneamente in un caso su 5. Ma chi ha avuto un infarto rischia sempre di andare incontro a danni cardiaci ulteriori e a che tipo di conseguenze si espone? Professore. Beh, non è sempre così, fortunatamente la maggior parte degli infarti sono degli infarti non complicati, in alcuni casi ci sono delle complicanze, possono essere drammatiche come per esempio la rottura del cuore, possono essere importanti come l'insufficienza mitralica che abbiamo detto e poi ricordiamolo in alcuni casi quando non si interviene per tempo riaprendo l'arteria con un palloncino, l'angioplastica o con i farmaci e trombolisi si può verificare una compromissione della capacità contrattile del cuore che non si chiude bene e si ha l'infarto. Questa è la dimostrazione di come nel corso dell'infarto bisogna anche, sia importante curare bene i vizi valvolari, il medico deve attraverso dei farmaci diuretici o anche ACE inibitori ridurre l'insufficienza mitralica, in questo caso vedete all'interno del cerchietto il sangue torna indietro in modo meno importante, l'insufficienza mitralica può essere corretta con l'ausilio di farmaci e soprattutto nelle fasi acute dell'infarto il medico deve capire se la valvola mitralica deve essere curata chirurgicamente oppure se si può seguire il paziente con la terapia medica. Certo, certo. L'infarto rimane comunque una delle malattie più pericolose. Ad oggi una persona su tre non ce la fa arrivare in tempo in ospedale. Sentiamo. Gli ultimi dati diffusi dall'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri dicono che ogni 6 minuti un italiano è colpito da infarto. Complessivamente ogni anno in Italia se ne verificano quasi 90.000. Ma prevedere l'infarto, come e quando sarà possibile? Questa è una delle grandi scommesse della cardiologia, ovviamente. Prevenire l'infarto vorrebbe dire debellare la prima causa di morte nei paesi occidentali. Come lo si può fare? Beh, abbiamo a disposizione delle tecniche di imaging a tempo
molto sofisticate, vedete il filmato, è possibile vedere bene le arterie con delle immagini che sono simili a quelle dell'istologia. In questo caso c'è una placca che si è rotta, una placca che potremmo dire cattiva, con un trombo che si è formato e che ha chiuso completamente l'arteria. Insomma, con queste metodiche di imaging che permettono di individuare le placche che si possono comportare male e abbinando queste informazioni in un futuro ad altre, fondamentalmente possono essere dei semplici marcatori ematici, prelievi di sangue, oppure verosimilmente anche la genetica, utilizzando più strumenti in futuro forse potremmo debellare l'infarto. Tornando a parlare del soffio cardiaco, professore, è importantissima una diagnosi precoce. Quali mezzi abbiamo per poterla mettere in atto? Fondamentalmente, intanto ricordiamolo, bisognerebbe sapere ascoltare bene il cuore. Un tempo i clinici lo sapevano fare benissimo, ora è un'abitudine che un po' si è persa ed è un peccato. L'ecocardiogramma col Doppler, logicamente, è la tecnica che ci permette di valutare bene le valvole, capire se il soffio è l'espressione di una valvola che non funziona ed anche ovviamente quantificarla, quindi ecocardiogramma. La spesa per gli interventi di cardiochirurgia ammonta in Italia a diverse centinaia di migliaia di euro, anche se ultimamente c'è una ridistribuzione, una diversa distribuzione di quelle che sono le risorse. Proviamo ad ascoltare. Secondo la Società Italiana di Chirurgia Cardiaca, in 5 anni l'incidenza degli interventi al cuore si è ridotta sensibilmente. Le operazioni alle coronarie sono passate dal 60% al 30% di tutti gli interventi. Oggi, infatti, a fare la parte del leone sono le riparazioni e le sostituzioni delle valvole aortiche e mitraliche. Nel prossimo futuro sarà la sistematica sostituzione dei pezzi di ricambio a garantire la salute del cuore. Ci piacerebbe campare in eterno pensando che possiamo sostituire valvole o ad altri organi. Diciamo che comunque è ormai da 40 anni che si cambiano le valvole del cuore attraverso la cardiochirurgia ed è importante dire che questo incremento della durata della vita è anche dovuto al fatto che gli interventi chirurgici, che ora si possono effettuare anche per via percutanea dell'inguine, in questo modo si possono sostituire le valvole, permettono alla gente di campare sempre di più perché gli interventi si fanno sempre meglio e soprattutto con un rischio più basso. Vero o falso? Il soffio cardiaco è un rumore provocato dal sangue in presenza di un'alterazione del suo normale flusso. E questo è vero. È sempre sintomo di una grave malattia cardiaca? Il soffio no, assolutamente no. È presente soltanto nelle persone anziane? Falso. No. Può essere transitorio dovuto a condizioni di salute particolari? Interessante. Questo è vero. Nei bambini, nella maggior parte dei casi, si tratta di un soffio benigno senza conseguenze per la salute? È vero. Negli anziani il soffio cardiaco può invece provocare l'infarto? Falso, assolutamente falso. È falso. Con l'invecchiamento le valvole cardiache si induriscono e impediscono il normale passaggio del sangue. È vero, si può verificare. L'infarto miocardico può essere causa di insufficienza valvolare. L'abbiamo visto, è vero. In presenza di sintomi gravi è necessario l'intervento chirurgico di sostituzione delle valvole. È vero. Grazie professore.